Lei fa il mediatore da quanti anni? Circa 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Lei ci ha scritto questa mail perché? Perché sono inorridito dalle varie puntate che ho visto e da ciò che ascolto ogni volta, le liti nel programma di chi dice che bisogna fare accoglienza. Questa non è accoglienza, questo è dare e tenere. Io di solito uso un termine un po' sbagliato, però è come tenere un gregge a cui dare da mangiare tutti i giorni. Come le scrivevo, il vero profugo si riconosce da lontano perché arriva in Italia e ha rispetto per chi ha di fronte. I profughi arrivano dopo 3 giorni che hanno un'educazione di accettazione, nel senso che ti fanno capire che arrivano con vari problemi, ma dietro a quei problemi non c'è nulla di vero. Il vero profugo che arriva perché scappa da una guerra o perché ha i problemi non reagisce in questa maniera. Noi tutti i giorni dobbiamo combattere con queste persone, alle quali bisogna far Che vuol dire capire, combattere? combattere, far accettare le nostre regole, Che sono quali? che sono quelle di avere il cibo che gli viene dato, un primo, un secondo, l'acqua e la frutta, non una confezione di acqua al giorno, non di pretendere 1 litro di latte solo per se stesso senza pensare ai suoi colleghi o amici di avventura o disavventura. Scusi, perché lei nella mail ha scritto questa cosa che è molto grave? Queste due cose che sono molto gravi, una che spacciano e l'altra che fanno prostituire. Mi dica della prima. Ma è quello che, se voi nelle vostre interviste che fate, viene fuori la verità, perché chi sta al di fuori di questi centri non ha mai toccato con mano quello che sta accadendo. I centri di accoglienza all'esterno sembrano dei centri di accoglienza, ma non lo sono, diventano spaccio. Quelle persone che poco fa, la signora adesso non ricordo la parlamentare come si chiama, che diceva che i famosi SPRAR, che dovrebbero esserci questi famosi SPRAR, i famosi SPRAR non sono altro che chi ha il diritto di avere il permesso di soggiorno e di essere riconosciuto un richiedente asilo, gli viene data la possibilità di fare questo nuovo step. Però questo nuovo step, diciamo, la persona che lo fa, ne prende atto e ritorna di nuovo nel centro di accoglienza, perché non abbandona il clima, l'ambiente che si è creato. Tante volte fate vedere che si cucinano nelle camere. Non è che la cooperativa li obbliga a cucinarsi nelle camere, sono loro. Lei venga con me un giorno, provi a toccare un loro fornello. Succede il finimondo là dentro, perché noi non siamo padroni dentro casa nostra. Lei quando dice non siamo padroni dentro casa nostra, queste strutture nella quale lei lavora, no? Siccome ospita persone che per la loro vita usufruiscono di denaro pubblico, quindi non donazioni private, no? Non è Esatto. come lavorare in una Caritas dove magari in parte è pubblico, ma in parte viene da donazioni della comunità ecclesiale, dei fedeli, di chiunque, insomma. No, per cui c'è una parte magari pubblica e una parte di donazione privata. Qui non c'è donazioni private, no? Qui sono soldi pubblici. Bene, Esatto. quindi sono soldi pubblici, quindi ci vorrebbe un controllo sull'utilizzo di questi soldi pubblici e anche, diciamo, sull'operato di queste persone. Ci sono dei controlli periodici? Allora, lei mi creda, io le dico questo con franchezza, perché lo Stato dentro questi centri di accoglienza non esiste. Esiste lo Stato dell'emigrazione, cioè sono gli emigrati che fanno quello che vogliono. Cioè lei mi sta dicendo che lì dove lavora lei, da quando lei lavora lì, non ci sono mai stati controlli periodici o pochi o inesistenti controlli sull'utilizzo delle risorse e sulla questione della sicurezza e della legalità? No, i controlli per quanto riguarda un fatto economico non ci sono. Per quanto riguarda la sicurezza, più di alcune volte abbiamo chiamato noi stessi, i carabinieri o la polizia, arrivano
Guardi, la cosa che fa più ridere è che loro prendono i dati dei dipendenti e non della persona che ha commesso il reato. Cioè, prendono i dati del denunciante, non esatto. Del denunciato, diciamo così, sì. Non di quello che sarebbe perseguibile. Esatto. Ma mi dica una cosa, sulla prostituzione, qui si va su un territorio un po' delicato, per cui glielo dico sulla prostituzione. Lei ha visto? Allora, io fino a qualche tempo fa non ne avevo l'esatta certezza. Cioè, la faccio meglio, la domanda così da casa mi capisco. Che qualcuno lì dentro gestisca delle donne che si prostituiscono o degli uomini che si prostituiscono, lei ne ha notizia perché ne ha sentito parlare o l'ha visto? Non sono ragazzi del centro, ecco perché le dicevo prima che non c'è lo Stato in questi centri di accoglienza, sì. Perché i controlli non ci sono. Per quanto riguarda la prostituzione, come dicevo prima, ne ho avuto certezza qualche giorno fa. Qui arrivano ragazzi di altri centri o ragazzi emigrati di fuori, la maggior parte sono nigeriani, che arrivano e portano due, tre, quattro ragazze per una, due, tre notti e li fanno prostituire in questi centri, nel centro. Quindi questo ragazzo, la mattina dopo va via. Questo ragazzo che abita nel centro, anche fuori dal centro, porta questa ragazza nel centro, ne porta più di una, la fa prostituire con quelli che sono nel centro, esatto, o vengono anche da fuori clienti di queste prostitute? No, al momento, per quello che ho constatato io, sono... E questi le pagano queste ragazze? Esatto. Quindi hanno i soldi per pagarle? Hanno, queste ragazze. Hanno una tariffa. Che va dai 5 questa cosa lei, oltre a dirla qui, l'ha denunciata? L'abbiamo denunciata. E che è successo? Come al solito, nulla. Mi basta così. Grazie. Grazie a lei.